partiamo dal singolo. La tua prestazione è stata ottima fino al momento in cui sei stato in campo. Innanzitutto, cosa è successo? No, è successo fisicamente, stavo benissimo, non so come sia successo, mi è venuto un crampo neanche a polpaccio ma al solio, che sarebbe il punto sotto a polpaccio, si è indurito alla gamba, e siccome noi in panchina avevamo giocatori che potevano sostituirci alla grande, ho preferito alzare la mano, anche perché in quell'occasione ero stato ammonito, quindi non essendo al 100% ho chiamato il cambio. Da quel momento poi la partita è stata molto spezzettata e nervosa anche da parte vostra, anche tu uscendo, insomma, si vedeva, insomma, alcuni gesti verso il pubblico del Benevento. Perché c'era questo nervosismo? No, io, cioè, quello che, quando sono in campo, quello che mi circonda non mi tocca. Mi piace istigare la gente e prendere per il culo, come abbiamo preso per il culo tutti i giocatori del Benevento con il nostro gioco. E che vi ha detto il mister negli spogliatoi? Ah, il mister non ha detto nulla, anche perché abbiamo offerto una prestazione, un'ottima prestazione. Se poi ci mandano un arbitro che non vede un elefante a un centimetro di distanza, non è colpa nostra, perché il rigore era inesistente. Se dovessi però parlare almeno di qualche errore del Foggia, secondo te c'è stato? Ah sì, sull'1-0 andava gestita meglio la palla, potevamo fare un po' di possesso in più, però a quel punto il Benevento giocando, cioè perdendo, stando sotto di 1-0, ci venivano a prendere alti, mentre all'inizio della partita si sono messi tutti in braccio al portiere e hanno giocato sulle ripartenze. Ora sabato c'è il Melfi, occorre aumentare il progresso del cammino nel campionato per poter raggiungere la vetta adesso? Sì, ma noi in qualsiasi posto andremo a giocare andremo sempre per i 3 punti, a differenza di altre squadre che dicono che impongono il loro gioco ma poi si difendono tutti in braccio al portiere proprio.